Ecco, noi abbiamo in collegamento Skype, lo salutiamo, lo ringraziamo, il senatore del Partito Democratico Luciano D'Alfonso, a cui do la buona serata. Buonasera, senatore. Buonasera. Allora, Buonasera e buon lavoro. proviamo a fare un po' di chiarezza, perché insomma sono state 24 ore e adesso anche qualcosina in più, davvero, diciamo, turbolente, in cui si è capito, alcuni hanno capito una cosa, alcuni hanno capito un'altra, soprattutto in quella città che lei ha amministrato per anni, è stato anche governatore della regione Abruzzo. Insomma, qual è la sua opinione? C'è stato, adesso si crea davvero, c'è il rischio che si crei un conflitto tra il governo nazionale e le singole amministrazioni regionali e non solo. Io non voglio pensare che si sia usato l'inchiostro istituzionale del comune e della regione per fare una campagnetta politica nei confronti del governo Conte. Anche se la sensazione che ci sia stato un obolo di campagnetta politica l'ho avuta, soprattutto leggendo lo zigzag che c'è stato tra un atto e il suo contrario, tra un'ordinanza e il suo contrario. Per esempio, mi è sembrato di avere letto e anche di avere visto commentato un'ordinanza, un provvedimento comunale che era più restrittivo proprio sulla strada parco e sul lungomare, salvo poi registrare questa specie di tana libera tutti che nei fatti ha pregiudicato circa 80 giorni di rieducazione forzosa, faticosa, costosa, cui hanno partecipato tutti i cittadini. Io so una cosa, dopo 30 anni di approfondimenti, di decisioni istituzionali e di esperienza, che le norme per riuscire hanno bisogno di una capienza, di adesione da parte dei cittadini. I cittadini hanno dato adesione, hanno prodotto anche un'educazione straordinaria, con un termine molto caro alla Svezia che sta a volte in avanti, si è chiamata lì Folkwed, cioè un'educazione costruita sulla piena adesione. Bene, ieri, nella giornata di domenica, alcuni servizi dei TG hanno fotografato la rottura, una rottura del patto di civiltà che era stato stabilito. E questo fa male, perché laddove riprendesse il contagio in ragione di condotte, di comportamenti sbagliati da parte di alcuni singoli cittadini, noi avremmo perso tutti i mesi precedenti di fatica e di rinunce. Ecco, senatore, il problema è chiaramente la Calabria. Nei giorni scorsi è stato l'esempio più fulgido di contrasto tra governo centrale e governi regionali. Però anche lei ha un po' la sensazione che si ha da cittadini normali che si vada un po'. Ognuno vada un po' per conto suo, poi c'è una direttiva nazionale, ma poi l'interpretazione sui territori è un po' spesso e volentieri lasciata alla libera interpretazione, ecco. Guardi, nell'antica Grecia si affermava che davanti ai fatti gravi bisogna essere proporzionati, altrimenti si rischiava l'accusa di idiozia. C'era proprio un giudizio di idiozia e c'era anche l'allontanamento. Noi non possiamo davanti a fatti gravi praticare l'estetica del sorriso nei confronti di questa o quella aspettativa, di questo o quel cittadino che magari ci chiede di alleggerire. E i pezzi di classi dirigenti che cedono su questo sbagliano tutto, perché noi dobbiamo uscire attraverso dati e osservazioni scientifiche da questa condizione di inibizione che ha tolto di mezzo sorriso, fiducia, economia, vitalità. Ma tutto questo è stato un sacrificio necessario per poter ripartire e ricominciare nel momento giusto, non nel momento segnato da questa o quella astuzia della battaglietta politica. Io spero che non succeda alcunché sul piano della curva di risalita del contagio, perché davvero altrimenti diventiamo l'abisso, diventiamo un buco nero che non meritiamo, che non meritano i cittadini che si sono sacrificati, che non meritano gli operatori economici, che non meritano i bambini che vivono purtroppo custoditi a fatica dentro casa, rinunciando anche a scuola, formazione e educazione.
Anche perché, senatore, ricordo, insomma, qualche settimana fa il governatore stesso, Marco Marsiglio, che nel momento dell'istituzione della zona rossa, per esempio nell'area Vestina, in provincia di Pescara, tra le varie motivazioni ci fu quella di preservare quell'area metropolitana molto antropizzata tra Pescara e Montesilvano, che proprio adesso, ironia della sorte, anche se da ridere, no, non c'è tantissimo, è proprio nell'occhio del ciclone. Voi vi ricordate che cosa è accaduto, diciamo, 2 mesi fa, 80 giorni fa, a causa del diffondersi di un video che credo riguardasse un pezzo della Campania? Ragazzi strafottenti, abituati a bere nei raccoglimenti serali, che dicevano che se ne fregavano delle regole statuali e delle regole comunali. Bene, la sensazione che si è avuta ieri, vedendo quei servizi dei TG, che ci sia stata una rinuncia alla regola, al diritto, all'ordinamento, senza tenere da conto l'esito, le conseguenze per quanto riguarda la vita delle persone. Ecco perché noi dovremmo ricostruire e rileggere tutti i provvedimenti, tutte le dichiarazioni di coloro i quali sono classe dirigente. E noi vediamo un zigzag molte volte dettato dagli obblighi della campagna politica nazionale. Non c'è bisogno in questi momenti di ricordarsi o tenere a mente della campagnetta politica o dell'appartenenza politica. Va fatto ciò che il dovere istituzionale ci suggerisce, un dovere istituzionale nutrito dai suggerimenti scientifici, dai dati oggettivi. Non è possibile che su questa frontiera gravissima, sanguinante, noi proviamo a fare appartenenza. Allora mi auguro che quello di domenica 1º maggio venga considerato, del 1º maggio venga considerato come un errore da mettere da parte, da non fare accadere, e speriamo che non ci siano conseguenze sul piano della riattivazione del contagio, perché i numeri sono ancora da tenere sotto stretta osservazione. C'è ancora molto lavoro da fare. Io sono stato alla sede del capo della Protezione Civile Borrelli e anche di alcuni ad assumere direttamente i numeri sia del quadro nazionale che dei quadri territoriali. C'è ancora da lavorare e io voglio ringraziare tutti coloro i quali hanno assicurato l'erogazione dei servizi fondamentali al personale del sistema sanitario pubblico, al personale di supporto del sistema sanitario, a coloro i quali hanno garantito la fornitura di generi alimentari, quel tanto dei trasporti necessari. Tutto questo è stato faticoso. Non si può buttare a mare in ragione di qualche bella figura da esibire sul piano dell'appartenenza politica. L'altra sera, senatore, il ministro Boccia ha detto che Calabria a parte, i provvedimenti regionali però hanno tutti più o meno avuti una coerenza. Ha sentito poco fa le parole, la risposta del governatore della regione Abruzzo Marco Marsiglio, che ha detto di fatto si tratta di polemiche strumentali, polemiche che sono solo appannaggio dell'opposizione, evidentemente per beghe meramente politiche. Guardi, mi faccio un'altra domanda, altrimenti contribuisco anch'io alla lotta politica. Quello che è certo è che questa vicenda della pandemia produrrà una riflessione nel Parlamento e dentro gli spazi dell'ordinamento per capire quanta competenza in tema di sanità debba essere accentrata. Al di là del dettato della Carta Costituzionale, quanto per esempio all'igiene e alla profilassi in caso di pandemia, ma noi dobbiamo riprecisare una produzione di offerta di salute che chiama in causa il livello statuale. Non è possibile questo sistema arlecchino che poi davvero ci fa trovare una gincana, sia sul piano della quantità che della qualità, della capacità di risposta a situazioni così gravi. Non c'è bisogno che l'Italia si faccia particolareggiare così. C'è bisogno invece di un'Italia univoca, unita, capace di fronteggiare ciò che porta il rischio della morte. Però, senatore, è davvero l'ultima per fare in modo che ci sia un'Italia univoca. È chiaro che c'è un problema di base. Il governo nazionale dà delle indicazioni, poi però l'interpretazione territoriale può essere, come abbiamo visto, può essere differente. Ecco, questa è una lezione che ci potremmo portare anche nel futuro, sperando che non serva, che non ci siano più situazioni emergenziali, perché poi in realtà è vero che ci vuole univocità, però raggiungerla non è così semplice.
Guardi, la ringrazio per questa domanda e le rispondo pescando nella mia conoscenza anche storica. Negli anni 70 l'Italia ha patito la gravità del terrorismo. Anche allora c'era una legislazione, diciamo così, di emergenza. Le classi politiche di maggioranza e di opposizione allora riuscirono a collaborare di più, poiché erano molto più capaci e più dotate. L'allora opposizione, che era il Partito Comunista, non badava alla volontà di fare più uno per ogni metro lineare che componeva. L'allora Partito Comunista si rese disponibile per scelte anche dolorose, pur sapendo che avrebbe pagato sul piano elettorale, perché c'era un'idea di Stato, un'idea di nazione, c'era un'idea di responsabilità, c'era l'interesse nazionale che si faceva valere e pesare. Io non l'ho visto continuativamente in questa fase gravissima della pandemia. Se nei giorni pari sembrava che si volesse collaborare per la gravità della questione, nei giorni dispari della settimana tornava la voglia di fare come i tacchini che vogliono segnare più uno. Io mi auguro che nella seconda fase, quella della ripartenza e della ricrescita economica, ci sia senso di responsabilità. Al di là degli errori che ci sono stati, io mi auguro che ci sia una chiamata univoca alla responsabilità. In Abruzzo noi alla fine perderemo 2, forse 3 miliardi di euro del nostro PIL come valore di beni e servizi che si sono interrotti. Per riattivare questo livello di economia in Abruzzo, con le nostre 128.000 imprese, con i nostri 504.000 occupati, con i nostri 61.000 volontari, con i nostri 305 comuni, con i nostri 8.000 dottori di ricerca sparsi in imprese pubbliche e private, noi avremo bisogno di mettere in campo un progetto di ripartenza. E mi auguro che questa ripartenza non venga fatta conflittualmente con la classe dirigente nazionale, che si concepisca un master plan per la ripartenza, collaborando, mettendo da parte la nostra e la loro provenienza di partito e la nostra e la loro provenienza politica. È troppo delicata e irripetibile il dovere che noi dobbiamo declinare. Grazie, grazie senatore, buon lavoro. Ovviamente grazie per essere stato in nostra compagnia ed aver accettato il nostro invito.